che ha fatto clamore a Milano qualche anno fa. Vi mostriamo in esclusiva le immagini mai viste prima di quel misterioso fenomeno. Ma abbiamo appena fatto le analisi. Certo. Risultano lacrime umane. Sono organiche. Organiche, olio e acqua nello stesso momento. Sull'icona della Madonna che ha lacrimato si è parlato molto. In quel periodo c'era un profumo di rose, il 18 aprile, talmente intenso fuori, intorno al Lazzaretto, in strada, e non c'erano le rose. Possiamo dire un segno di un'apparizione, di qualcosa che non possiamo spiegarlo naturalmente e fisicamente. Ecco per la prima volta le immagini di quel prodigio. A riprenderle un ragazzo, uno dei tanti testimoni presenti quel giorno. Un'icona raffigurante la Madonna con il bambino, custodita nella chiesa ortodossa di San Nicola al Lazzaretto, nel cuore di Milano, avrebbe pianto per tre volte a distanza di poche settimane, tra l'aprile e il maggio 2010. Sono state fatte, diciamo, immagini termografiche, soprattutto sull'icona in quel periodo, che hanno dimostrato che esiste qualcosa di sovrannaturale nel volto di Maria che si riscaldava. Poi dopo sono state fatte anche delle indagini nostre con le università sia di Milano, anche se le altre, diciamo, professori. Io rimango sempre nell'ascolto di poter offrire anche agli altri la possibilità di poter fare anche altre indagini, perché possiamo trovare anche le spiegazioni logiche e anche scientifiche. Anche il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze ha indagato. Le analisi hanno appurato che quelle lacrime sul volto dipinto erano gocce di olio vegetale. Sgorgate da dove oppure messe da chi? Nessuno lo può stabilire. Dopo l'iniziale clamore mediatico che ha portato fin qui anche alcune TV straniere, nella chiesetta è tornato il silenzio. È una devozione, diciamo, silenziosa, perché la nostra chiesa è rimasta sempre nella sua dimensione di riservatezza e di semplicità, perché io credo che Dio non ha bisogno di estasi, non ha bisogno di dimostrazioni, di pubblicità. La Madonna da allora non ha più pianto, ma chi crede continua a inginocchiarsi davanti a quell'immagine e a chiedere una grazia. E a volte, dice Monsignor Avondius, le preghiere vengono esaudite. Il miracolo più grande che posso dirlo, e lo posso dire, sono qualche mese fa, di una ragazza non cristiana, buddista, Nisha, che viene da Sri Lanka, che non poteva aver figli perché aveva 4 fibromi, ha partorito un bambino e l'ho battezzato io, si chiama Mariano. Dunque, ecco, più grande miracolo è la vita.